Guarda, aspetta un attimo qua, di un attimo fammi una foto e prendi una cosa. Ah, non trovo le chiavi, le tieni in macchina, te le ho lasciate a te. Vieni ad aiutare a cercarle, andiamo. Non si apre. Lu. Penso di sì se non si apre. Prova di là, prova di là. Madonna raga, sto morendo. Starà morendo di caldo. Ups, non si apre, non si apre. Non si apre. Ferma un attimo, mi metto a cercare, mi metto a cercarle, calmati. Ho capito che fa caldissimo, dammi 2 minuti che le cerco, ok? Vado a cercarle, stai tranquilla, mo risolvo. Scusatemi per questo inizio di video un po' brusco, come vedete lui si è rimasta intrappolata dentro la macchina, non riesce a uscire in nessun modo e c'è un caldo davvero atroce. In realtà le chiavi, wow, le ho io, dato che Luisa mi sta distruggendo questi giorni, non avete idea quanti scherzi mi sta facendo, tipo non mi sveglio da solo da, non lo so, una settimana, ogni mattina mi deve riempire di cuscinate, di panna spray in faccia, non lo so, impazzita, l'estate le dà la testa, quindi sente più spronata a farmi scherzi e ad azzeccarmi il cervello. Quindi niente, scherzetto, lui si è rimarrà chiusa dentro la macchina cucente per tipo 3 giorni, avevo pensato. I finestrini sono tutti chiusi, quindi non c'è modo di uscire, a meno che Luisa non impazzisce e tira una testata contro il finestrino e riesce a uscire, però spero che non arriverà a fare ciò, dato che quando vedo che starà proprio impazzendo totalmente, lascerò un altro da là dentro e poi l'aprirò. La macchina è al sole, tra poco vi inquadro perché fa veramente morire, c'è proprio il sole che picchia sopra la macchina, cioè saranno 100 gradi, però Luisa voleva fare una sauna, mi sta azzeccando tutti i giorni che vuole fare la sauna, ogni giorno, vale, andiamo a fare la sauna, gliela do gratis, sauna senza spendere soldi, cioè, ditemi se non sono perfetto, dai, cioè, le ho regalato una sauna free. Tra l'altro, ancora prima di entrare nella macchina, già c'era 1 milione di gradi là dentro, faceva caldissimo, io sono tutto sudato perché è stato 5 minuti in macchina. Luisa invece secondo me adesso già sarà zuppa. Tra l'altro lei si doveva fare la doccia e lo shampoo, così risolvo anche questo problema. Cioè davvero sono perfetto, mi devi fare un regalo dopo questo video. Comunque andiamo a vedere come sta, se è ancora viva. Guardate qua, sta proprio sotto il sole. Bambola, come stai? Luisa, io ancora non sono riuscito a trovarle, quindi non lo so, ti vuoi iniziare a mettere all'ombra? Ma dove mi metto? Che qua è tutto sole, mi trovo a mettere dietro. Vai, vai. Fai questo switch. Vediamo le sue doti atletiche. Non si vede niente, grazie al riflesso. Bene, eccola. Eccola qui, la bambolina. Luisa, ma io ho fatto un cuore e tu ti arrabbi, veramente fai? Valerio, magari se tu invece di farmi cuori ti mettessi a cercare le chiavi. Guarda qua, sto grondando su. Ma non le trovo da nessuna parte, credo devo chiamare un tecnico, non lo so. Non le trovo, ma sei sicura che non le hai te? No, non ce ne hai le chiavi, fa tantissimo, ma ce le hai te le chiavi, non posso non trovarle. Ho ma scherzi? Ma c'è l'acqua, prendi l'acqua, prendi l'acqua. Io vado a cercare di nuovo le chiavi, ok? Non riesco a trovarle, raga. Non so dove sono queste chiavi. Cioè, è così grande il posto. Però non so dove posso mai trovarle. È incredibile. Cerchiamo, forse stanno qui. No, mi sa proprio di no. Vabbè, la ricerca durerà a lungo perché il posto è grande da esplorare. Ma non serve, sto cercando io. Perché hai chiamato gli altri? Vale, perché la porta si... Allora, o si rompe il vetro o si scassina la porta. Perché io non posso stare qua dentro. Ma perché no? Vale, secondo... in questa macchina, ora per curiosità voglio vedere quanti gradi ci stanno. E come fai a vederla? Un termometro a portata di mano? Ah, dal meteo, smart la ragazza. È intelligente lei. Ma come si fa a vedere? Come si vede?
È all'interno di un posto senza un termometro non puoi, però in generale puoi vederlo. Ma sicuro sarà più caldo dato il sole diretto qua. Tu già stai sudando. Via il termometro. Aspetta, ora scarico, via il termometro. Ma non funzionerà mai, Lu. Da quando gli iPhone sono dei termometri, Lu? Proviamo. Intanto io vado a cercare. Ma aspetta, chi hai chiamato? Chi hai chiamato? Sara. Sara. Ok, arrivo subito. Cioè, mi deve sempre rovinare i piani. Ha chiamato Sara, ovvero la nostra amica che lui si aveva buttato in piscina, non so se vi ricordate, per cercare aiuto. Cioè, ma non basso io, ok, no, perché io non avrò mai dato quello in tasca. Però, perfetto, devo chiamare Sara e dirle o di venire e far finta di non trovare le chiavi o di non venire proprio, e forse è ancora meglio. Quindi wait che la chiamo. Sara ha detto ok, chill, mi è messo a casa, si era impanicata, dato che lui se l'aveva fatta impanicare. E torniamo a vedere come sta la principessa chiusa in macchina. Oh Lu, Sara, novità? Io non le ho ancora trovate. E hai contattato Kevin? Per lei non è importante. Kevin viene. No, Paki? Nessuno. Come nessuno? Chi hai contattato? Ma lei, tutti quelli del nostro gruppo di qua. Non c'è nessuno che vuole venire ad aiutarmi. Wow, che infami, ma veramente nessuno. Ma tu le chiavi le trovate? No, e se no stavo qui, ovvio non le ho trovate. Comunque il termometro è un pacco. Che novità? Secondo me stai fresca, ti stai lamentando inutilmente, stai fresh. Yeah, stai fresca. Oh, ma tu volevi fare la sauna, Lu? Te l'ho fatta fare gratis così, non trovando le chiavi. Questa sarebbe una sauna gratis per una sezione di macchina nella quale non posso... Oh, non rompere la macchina, ferma, lui sa... È una sauna figa questa, non puoi vetro. Guarda qua, tutto... Ma mo ne troviamo, se no prendo io qualcosa e forzo l'entrata, di certo non rompi il vetro, non lo so. No, Luisa, mi stai facendo agitare con queste idee. Vado un attimo, volevo parlare con te, non c'è bisogno. No, lui mi hai fatto agitare, perché se io ti sto parlando mi devi dare fiducia. Non puoi fare così. Sono bloccata dentro la macchina. E ti ho detto che era una soluzione, ho detto chillati, me la vedo io, è un problema mio. No, non ti va bene. Chiamo la polizia, se non risolvi chiamo la polizia. E che dici alla polizia? E non è meglio chiamare il carro attrezzi, tipo, la polizia tu vuoi chiamare? Quando si fa per i cagnoloni. La polizia? Sì. Vabbè, vado a cercare, altrimenti chiami la polizia, però aspettami. Luisa, mi spieghi che stai facendo? Che stai a fa? Fa troppo caldo dietro, sono passato davanti. Comunque, accendi l'aria condizionata, sei caldo, scusami. Ah, è perché non abbiamo le chiavi, è vero, va solo quando la macchina è... Luisa, che fai? Qual è la soluzione? Luisa, non verrà nessuno, queste ville sono disabitate. Che busti a fare? Ma poi sto io. Ma perché? Perché non trovo le chiavi, ma non è colpa mia. Ma l'ho fatto di proposito, ma non mi sento già in colpa, c'è bisogno che me lo fai notare anche te. C'è bisogno che me lo fai notare anche te, ti riprendi un attimo, mi stai facendo arrabbiare tantissimo, ti giuro. Ti lascio qua dentro, basta, vedi che devi fare. E no, ferma, ferma, non chiamare la polizia, mettiti a cercare seriamente, per bene. Ma tu volevi fare la sauna, ha detto la lascio un poco qui nella sauna. Mi stai azzeccando da giorni, vuoi la sauna, ha detto approfittiamone così si passa il vizio della sauna. No, però non mi sono impegnato. Vai, mi vado a impegnare serissimo. Ma ti hanno risposto, sarà gli altri. Novità, qualcuno si è liberato. Yeah, ma è da mezz'ora che stai qui. Nessuno si è liberato in mezz'ora. No, sono degli infami. Degli infami. Yeah, ma sono impegnati. Vado, vado, chill. Ti devi chillare. Ti devi chillare. Quando sei chill io vado. Se sei così non vado. Winners, guardate il mio piede. Si è fatto malissimo. Lu, novità da Sara e gli altri. Dobbiamo chiamare qualcuno, mi sto sentendo malissimo. Lulu, ferma.
Non ci credo. Le avevo in tasca, Lu. Erano in tasca, non le trovavo. Oh mio Dio, ma qui dentro non si può entrare. Lui sta a 1.000.000 di gradi. Ma come fa tutto sto tempo? Oh mio Dio. Come stai, Lu? Che bello rivederti. Ma faceva così caldo. Ma Lu, scusa, non avevo entrato le tasche di dietro. Sono stupido e non l'avevo controllato. La tasca di dietro? Sì. Il pantalone, le tasche di dietro? Che cavolo di problemi? Oh, vabbè, mi stai facendo riprendere il telefono. Cioè, io non lo so, Vale, guarda, non ho parole. Vabbè, l'ho trovato, questo è l'importante, no? Vattene, mamma. Oh, io me la prenderei con sarei gli altri vieni, che hanno appeso. Vieni, andiamo in macchina. Andiamo in macchina. Ti devo richiudere dentro. No, no, vai. Ti devo richiudere dentro. Lu, un consiglio, mi sa che meglio se entri nella macchina, perché io devo correre. Perché in realtà io ti ho chiuso dentro, cioè era tutto di proposito perché tu mi stai azzeccando il seggione di uno scherzo, io corro, ciao! Lui siamo ti vede un po' sudaticcia, ma che è successo? Penso di come aver mai? Tutti i tipi di 30 anni di vita che non ho. 30 anni? Vabbè! Leggermente disidratata la piccolina. Ah, che schifo! Non ci tengo, per me devi stare a 8 metri di distanza. Allora, vuoi stare fuori la villa finché non riprendete normale? Ma penso che nessuno al mondo dovrebbe sentirla in questo istante, sai? Grazie a chi? Cioè, io vorrei a dire chi? Se siamo ad agosto. Agosto. Siamo fresh, un bel clima. Mamma mia, mi sento svenire, devo prendere qualcosa di molto zuccherato. Vai a comprare una torta, yeah? Una torta? Ok, vieni. Puoi mangiare questo. Ok, Lu, è una sorpresa, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi? Apri la mano, però. Come ti ha detto se è una sorpresa? Ti piace la panna spray? Sì. Olè. Sì. E mangia. Davvero panna? Sì, è ovvio che panna. Panna? Sì. E com'è questo odore di menta? È panna mentale. Panna alla menta? È tipo schiuma alla barba. Ma quale schiuma alla barba? Che stai dicendo? Ti piace un po' di panna? No, no, lui. Te spremo altri 8 litri. Davvero tu vuoi competere? Oh, puoi fare quel gioco con la che te la prendi? Fai così, tipo... vai, fallo te. Vieni, fallo te, vai, è divertentissimo quel gioco. Ah, guarda che bella crema alla panna. Ma verranno tutte le api addosso, tutto zucca. Ti posso depilare? Vai. Aspetta. Allora. No, che non puoi, Lu, non puoi depilarmi. Perché dovresti depilarmi le braccia? Sì. Io direi che è evitabile come cosa. Che ho scemo. Io. No, no, vale, io non scherzavo. Ma ti ho manco toccato. Oh, ma devo scappare. Ma volevo sentire. Un pochino. Vale, sono uscito, vieni qua, vieni. Adesso, non ho parole. Mi sono ripresa adesso, mi sono uscita ancora più brufoletti grazie a tutto ciò. E vi dico solo, aspettate perché arriverà il momento in cui io mi vendicherò proprio pesantemente. Detto ciò, al prossimo video.